Mi chiamo Pap Malik Kerigay, vengo dall'Africa, precisamente dal Senegal. Ho 41 anni, del 98 vivo a Bologna. Sono uno che vuole lavorare, inserirmi sul modo corretto e rispetto. Dal 98 in poi sono venuto in Italia come uno collaboratore domestico e poi mi sono dato da fare sul settore sociale, insegnare ai bambini, insegnare ai ragazzi la cultura africana, sulla musica, facendo dei laboratori musicali. Io mi sono capitato una cosa bruttissima, che non me l'aspettavo neanche. Sabato 28, che mi sono sceso in casa per andare a lavorare, una festa che mi avevano invitato a Castelmaggiore. Arrivo via Beraldo, Filippo Beraldo, l'angolo dove c'è via dell'Artigianato. Mi sono fermato sul semaforo. Lì mi sono reso conto che c'è qualcuno dietro di me, credevo che mi chiedevo informazioni. Appena mi avvicinato ho abbassato il finestrino della macchina per parlargli umanamente. Invece lui era venuto per offendermi. Questo è il tuo modo di guidare, questo è il tuo modo da fare. Io le ho risposto, cosa hai fatto? Niente. Ti hai tamponato, no? Ti hai strisciato la macchina, no? Però il tuo modo di guidare non mi è piaciuto. Cosa hai fatto? Tu sei un imbecille di merda. Sei un pezzo di merda, negro di merda, perché non vai a casa tua? Io l'ho guardato con due occhi, non me lo aspettavo neanche. Da lì io mi sono cominciato a dire, quello lì è meglio di evitarlo. Ho chiuso il finestrino, ho bloccato la macchina, la porta, e non volevo che lui apriva. Ha provato anche lui ad aprire la macchina, non sei riuscito. E continuavo ad insultarmi, ripetendo queste parole. Pezza di merda, imbecille di merda, negro di merda, perché non vai a casa tua? E lì io mi sono detto, tu basta, vai via. No, non sei tu che mi inviti ad andare via. Adesso ti faccio vedere io, ti ammazzo io. Hai detto, mi ammazzi? Sì. E sei andato verso la sua macchina, ho preso una stampella. È venuto dove ero io, ha cominciato a battere sulla mia macchina. Battere, battere fino a un certo punto, non ce la facevo più perché mi volevo proprio spaccato il vetro. Mi sono girato per evitare proprio di beccare i vetri sul mio occhio, per evitare i danni. Lui, appena visto che mi sono girato, ha preso le stampelle e cominciava a darmelo addosso, sul collo. E poi me l'ha dato anche sulla mano destra, qui, che si vedi. Da lì, t'ammazzo io, esci qua. Negro di merda, pezzo di merda, imbecille. Ha detto quello lì fa sul serio, eh? Da lì ho detto dentro di me, devo cominciare a difendere. Ho preso le stampelle, le ho spostate un po', due passi indietro. Lui, appena vedi che io ho sceso dalla macchina, me l'ha dato subito sulla gamba destra, sul polpaccio. Meno male che mi sono gestito la situazione in un modo che non volevo risponderlo. Di nuovo mi la voleva dare sulla testa, da lì ho preso la stampella dalla sua mano e l'ho buttato per terra. E poi mi sono andato verso di lui, l'ho preso qui, i vestiti, cercato di abbassarlo. Quando lui si è abbassato, ho cercato di buttarlo per terra, perché noi da piccoli abbiamo fatto dei giochi di lotto libero, senza fare male, però cercare di lotto. Quello lì mi sono aiutato molto da batterlo per terra e tenerlo fermo. Per non dargli botte, perché non volevo rispondergli, ho cercato di bloccarlo. Lui gli ha detto adesso tu non ti muovi più finché non arrivano i carabinieri o la polizia. La gente che erano di fronte a noi, che hanno visto quello che è accaduto, hanno chiamato 112. Dopo un quarto d'ora sono arrivati, ho raccontato gli storie, come è andato. Sono arrivati tre testimoni, due donne e un uomo, dicendo veramente davanti ai carabinieri, io sono stato bravo, non ho
rispondere quello che ha fatto lui a me, di non dargli volte e non rispondergli. E poi ha avuto un sangue freddo, di non fargli fare quello che ha voluto lui e non rispondere. Per cui ringrazio Dio che sono qui per raccontare le storie, poteva stare peggio. Però io non voglio fermarmi, qualsiasi possibilità che io trovo di denunciare quel tipo, io lo farò volentieri, perché oggi è tocca a me, domani puoi toccare qualcuno altro. Poteva capitare uno dei nostri fratelli che girano senza avere certi documenti. Da lì come fai? Non rispondere a uno tipo del genere. Tu li lasci fare, ti mazza, tu vai a casa tua, senza trovare modo di trovare chi te l'ha fatto, senza trovare modo di avere diritto di difendersi. E questa, io sono disponibile ad andare dappertutto e dire basta con gli amici, basta, basta, Gli basta. hanno dato le generalità del tuo aggressore. No, perché io avevo accesso suo nome e cognome, hanno detto non possono darmelo perché possono solo darmi la targa e la marca della macchina per legge dei privacy. Deve andare a prendere un avvocato e l'avvocato che poi da lì che possiamo salire per trovare il nome del tipo. Ti ha lasciato dei danni permanenti l'aggressione, anche a livello psicologico, sei stato molto scosso da questo evento. Sì, perché io mi sento male ancora, non sono ancora guarito. Sento del dolore sul collo, sento del dolore dove ho preso queste botte. E poi non solo questi dolori, psicologicamente io mi sono disturbato. Delle volte dormo fino a tardi, mi vieni in questi episodi che mi è capitato, da ripensarsi. È lì che comincio ad agitarmi e rimanere un'oretta, un'oretta e mezza per riprendere da dormire. Per cui psicologicamente mi è fatto dei danni proprio che non riesco a gestirlo fino adesso. Ringrazio voi che siete vicino a noi, che cercate di dare le informazioni giuste per salvare i nostri diritti. Che sono i diritti di tutti, poi, perché i Tutti. vostri diritti sono uguali ai nostri, non cambia nulla Sì, sulla hai carta. ragione. Grazie ancora.